Hai scoperto qualcosa? Niente, purtroppo. Nessuna pagina, nulla. Impossibile. Devono avere qualcosa di particolare. Pensa. Ho pensato fin troppo. Non vedo indizi in questi dipinti. Salai, Leonardo non cela le sue ricerche. Scrive spesso alla rovescia e... Ezio, fa anche degli esperimenti con gli inchiostri, fra i quali uno che svanisce. Ma l'inchiostro invisibile non si può vedere. Giusto? Ezio, usate il vostro dono. Sai anche di quello. Ci sono dei disegni sul quadro. Avevamo ragione. Ce n'è un altro. La ricerca su questo è conclusa. Qui c'è un disegno. Ce n'erano due anche in questo. Vedo un disegno. Ho trovato tutto. Ne ho trovato uno. Ho trovato due disegni. Eccone uno.
Vedo che con quello avete finito. Ho trovato tutte le immagini. Sembra che si possano combinare. Avanti, disegnatele. Portami carta e penna. Quella è una mappa. Segnate l'ingresso. Prima devo disporne i pezzi. Un attimo. E i dipinti finiti in cenere? Sembra che le parti mancanti non saranno necessarie. Vogliamo scommetterci? No.
Eccolo, l'ingresso delle catacombe. Andate. Riportatelo da me. Tieni duro, vecchio mio. Sto arrivando. Ditemi dov'è l'ingresso! Credere che anche voi perseguiste il sapere. Perché perseguire il sapere senza farne uso? Abbiamo l'occasione di creare un mondo migliore, in cui saremo liberi di plasmare il nostro destino. Se io non fossi disposto a far parte della vostra visione, sarebbe assurdo. Ma non capite? Noi possiamo bandire l'ignoranza, liberare le genti dalle classi sociali, dai regni, dalle pulsioni animali. Tutti avranno la verità a portata di mano. Perché a volte qui al buio illuminerà le genti d'Italia. In quel tempio c'è l'unificatore pitagorico. Lo sappiamo entrambi. Il numero associato a tutta la natura, a ogni cosa, è l'origine. Con esso possiamo aprire la mente e l'anima degli uomini e riempirle di sapere. Come al di sopra, così al di sotto. Quello è il voto ermetico. Insieme trasformeremo gli uomini in me. Ora mostratemi l'ingresso. Perché? Non sapete dove si trova? E come potete? Conoscete quello che vuole l'umanità? Pensavo che scoprire la posizione di un semplice ingresso nascosto fosse una bazzecola. Voi... dove si trova? Indovinate. La vostra ostinazione mi è venuta a noia. Procedete. Il corpo può soffrire, ma la mia mente non prova dolore. Notevole. Fatelo ancora. Ancora! Fermi! Ezio Auditore! Voi che avete arrestato Cesare Borgia! Che avete impedito il diffondersi dell'ignoranza a Roma. Convincete il vostro amico Leonardo ad aprire il tempio e ad entrare nell'era d'oro dell'umanità. Dovrei persuadere il nostro amico a calci. O preferite che io adoperi il pugnale? Al contrario. Non c'è cosa più auspicabile per me di una soluzione pacifica. Aiutate Leonardo a capire. Con l'unificatore pitagorico rimetteremo insieme l'umanità. Non sotto il mio credo. La rivoluzione inizierà senza di voi. Uccidetelo! Fermatelo! Prendetelo! Leonardo, devo sapere! Vi prego, per il futuro dell'umanità! Va! Fermalo! Molto azzardato! Statemi lontano, assassino! In fondo siamo tutti uguali, ma quella gente persiste nella caccia alle streghe!
Voi, un assassino, nemico del sapere. La ricerca della verità è una scelta. Renderla obbligatoria serve a poco. Quelle genti perdute, quei regni in guerra, li avrei liberati dalla sofferenza. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. Vieni, andiamocene di qui. Non possiamo, Ezio. Dobbiamo raggiungere l'ultima sala del tempio. Sei ferito? Me la caverò. Se quel numero rimane intatto, rischiamo che un altro pazzo lo scopra. Vieni. Prendi la fiamma. Aprirò la strada. Per fortuna ho mandato Massimo a caccia dei miei quadri e ciò ha rallentato molto i loro progressi. I pitagorici credevano che l'anima si muovesse nelle fessure della terra come un raggio di luce. Essa accende il fuoco che simboleggia il sapere. Sei quasi! Facile a dirsi per te. Dobbiamo procedere oltre! Immagino che Salai sia in giro a sperperare il mio tanto sudato denaro. È a casa sano e salvo. Mi conforta. Per il denaro, ovviamente. Non hai bisogno di mentirmi. Salai ti si confà. Approvo. Io... Leonardo da Vinci senza parole. Questa è una novità.
servirebbe un po' di luce qui. Hai udito? Il vento. I pitagorici credevano che tutte le forze della natura potessero essere ridotte a numeri. La matematica può quindi agire sulla natura, consentendo all'uomo di sfruttarne il potere. Modo di tornare quassù. Solo un'ultima sala prima di raggiungere il centro! Guarda un po'. Delizioso.
fuoco della conoscenza. Esatto. Secondo i pitagorici, l'armonia si ottiene unificando il molteplice, quando molti pensieri si combinano per formare un'idea originale. Tornerà utile se cado. Sì, che illuminazione! Molto divertente. L'unità è compiuta, ma la porta ancora non si apre. Leonardo, vieni qui. Riconosci questi simboli? No. Aspetta. Questi sono i simboli che mi ha mostrato la mela dell'Eden. Sono in ordine sbagliato. Fammi provare a rimetterli a posto. Fatto.
Conosco questa architettura. Quelli non sono simboli pitagorici. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42, doppia V. Nulla. Il culto di Ermete si sbaglia. Il numero non ha senso. Te ne vai. Nessun numero può riparare il mondo. Vieni, amico mio. Aiutami a trovare una nave per Navarra. Devo chiudere i conti con Cesare Borgia. Esso non è destinato a noi. Ezio, mi nascondi qualcosa? A cos'altro stai lavorando? Ebbene, ho iniziato diversi studi di anatomia. Poi Re Luigi XII pare interessato ai miei lavori di meccanica. Oh sì, sto pensando di rifare quel San Giovanni perso nell'incendio. Salai mi farà ancora da modello, ovviamente. E poi... voglio studiare una partoriente per vedere come cambia il suo corpo. Interessante. Parlamene un poco. Adesso puoi sedare Desmond. Abbiamo l'informazione necessaria. È troppo tardi, il danno è fatto. Sembra sia entrato in una specie di coma. Ne uscirà.